Martina Bagnoli, direttore della Galleria Estensi. Siamo in Biblioteca Estense perché la Sala Campori è stata un po' rivoluzionata, no? Allestimento nuovo, con una mostra nuova che mette in risalto alcuni capolavori, no? Del 400, compreso questo qui davanti a noi, il tesoro delle biblioteche storiche italiane, no? La Bibbia di Borso d'Este. Sì, assolutamente. Abbiamo il privilegio e l'onore di portare di nuovo in visione al pubblico più vasto la nostra splendida Bibbia, che è stata, diciamo, nascosta o in riposo, noi vogliamo dire, per qualche mese. Questa è un'occasione gradita perché è l'occasione in cui noi riapriamo questa sala completamente rimessa a nuovo dal punto di vista delle luci, ma anche delle vetrine che vedete intorno a noi. Sono vetrine degli anni 60, che sono state rifunzionalizzate per osservare tutti i crismi della tutela più moderna. Una mostra che comincia oggi, ma che durerà nei prossimi anni. Infatti si chiama La Mostra Infinita e questo è il primo capitolo a cura di Grazia Maria De Rubeis, che è il direttore della Biblioteca Estense, che è dedicata al libro miniato, libro anzi manoscritto, a volte miniato, a volte no, a Ferrara nel 400. Lei è la direttrice, no, della Biblioteca Estense. Ci può illustrare quali sono per i nostri lettori, quali sono le opere più importanti, esposte qui e qual è un po' il contenuto della mostra, e dei libri che ha scelto, insomma. Sì, la mostra illustra il libro manoscritto a Ferrara nel 400, nelle sue diverse tipologie, dal libro cavalleresco all'esemplare di Ledica, dal libro d'uso al libro classico, l'umanistico classico. Si parte dai libri che dovevano essere nella libreria di Niccolò III. Quindi in particolare i libri francesi, un romanzo cavalleresco di cui Ferrara all'epoca diventa un centro di fruizione e di produzione, per poi passare a Leonello e a Guarino Veronese, che è suo maestro, un personale di spicco dell'umanesimo non soltanto ferrarese ma italiano, e quindi con il libro tipicamente umanistico, per arrivare agli straordinari manoscritti commissionati da Borso, e si conclude all'epoca di Ercole I, quindi con i volgarizzamenti dei classici. Qui partiamo, questo è un romanzo in francese, appunto dedicato a Tristano. Questo è il tipico esempio di cui parlavo, di manoscritto d'uso, per diletto, da leggere, tipico appunto di quella produzione cavalleresca del ciclo sia bretone che carolingio, che era presente nella corte nella biblioteca di corte di Niccolò III. Studio sono volgarizzamenti, per esempio, fatti da Guarino Veronese per il suo discepolo Leonello, e questo invece, che non è particolarmente bello, ma è particolarmente significativo, è un libro che ha fatto allestire Leonello per il suo maestro. Quindi c'è sulle carte di guardia l'annotazione di Guarino Veronese, dell'umanista, che dice: questo libro me l'ha donato Leonello, Leonello Allora, quest'opera è un po' particolare perché sono ritratti di cavalli praticamente, no? Perché questa è una mascalcia, è un trattato dedicato alla cura dei cavalli, ai morbi naturali e accidentali dei cavalli, che sappiamo essere stata nella biblioteca di corte all'epoca di Borso. Nelle carte di guardia ci sono le firme degli incaricati da Borso di redigere l'inventario della libreria nel 1467. Quindi, almeno per questo, noi abbiamo la certezza che nel 1467, cioè lì in quel momento, quindi con una fotografia, l'inventario registra che c'erano questi. Poi Allora, tornano dottoressa, anche con. qui è un altro libro prezioso. Sì, questo è famoso quasi quanto la Bibbia di Borso, è il breviario di Ercole I. La mostra si conclude con la sezione dedicata ai manoscritti di Ercole. Questa è la miniatura ferrarese che raggiunge il suo apice tra la fine
del XV e l'inizio del XVI secolo, poi seguono i manoscritti dedicati ai volgarizzamenti dei classici, che sono il centro del programma culturale di Ercole I. E la mostra quando sarà aperta invita tutti a vederla? Sì, sicuramente invito tutti quanti a vederla e invito a seguire poi le puntate successive, cioè a tornare a visitare le altre, il seguito del racconto. La mostra è aperta fino al 16 maggio, dal lunedì al giovedì, orario continuato dalle 9 alle 18:30, e il venerdì e il sabato fino alle 13. Ricordiamo poi che ogni 3 mesi si può ritornare, perché Ogni appunto c'è un'altra tre mesi sarà. mostra. Esattamente, tra 3 mesi parleremo, illustreremo il libro Ferrara nel Cinquecento, che sarà non soltanto, non sarà più solo manoscritto, ma anche a stampa, e poi continueremo, arriveremo a Modena e contiamo di illustrare il patrimonio delle stense, cioè le ragioni di tutela e la ricchezza proprio delle collezioni hanno in qualche modo indicato la via, cioè quella di dividere la mostra permanente, che non ha più ragione di esistere, ma di farne una puntata. È permanente perché contiamo di avere le vetrine sempre piene, però con un ricambio di patrimonio.